Bentrovata all'edizione del CD88100TV.it. Partiamo subito con la prima notizia di cronaca. Questa mattina un uomo catanzarese, AC di 37 anni, è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni gravissime. Tratto in flagranza di reato, avrebbe imposto alla giovane moglie, dopo un litigio, di abbandonare la loro abitazione. Una volta fuori, l'uomo avrebbe travolto la donna con la sua auto, trascinandola per diversi metri. La giovane adesso è ricoverata in prognosi riservata. Tutelare Giovino adesso si può, e questo è il motto scelto dal gruppo di lavoro volontario nato attorno all'importante centro turistico di Catanzaro Lido. L'iniziativa, che ha avuto inizio ieri presso il centro studi Gigi D'Azzilo, sarà finalizzata alla salvaguardia della spiaggia e della pineta, in prossimità del torrente Castagge. È prevista per domani su Catanzaro una forte ondata di maltempo. Anche la Protezione Civile ha diramato lo stato di allerta a partire dalle ore 12, quando sul capoluogo scenderanno forti piogge con 19 mm di acqua e forti e locali grandinate. Le condizioni miglioreranno domenica. Questa sera sold out per l'atteso concerto di Franco Battiato al Teatro Politeama. Il grande artista italiano, prima dello spettacolo, ha incontrato però in esclusiva il primo cittadino Sergio Abramo. Catanzaro più forte della Nocerina. È racchiusa in questa frase la carica di Mister Cozza in vista della gara di domenica in Campania contro i rossoneri. Ascoltiamo l'allenatore giallorosso nel servizio di Simone Nisticò. Mister Cozza, quasi tutto pronto per la trasferta di Nocera. Quando si affrontano il Catanzaro e la Nocerina è sempre una bella partita, però ecco, il Catanzaro andrà lì per fare i 3 punti. Sì, andremo a Nocera a giocarcela alla pari con l'obiettivo è quello di portare a casa punti importanti per la classifica. Una partita difficile, ma come è difficile per noi, è difficile per loro. Poi chi sarà più bravo porterà a casa la partita. C'è qualcosa in particolare che teme più della Nocerina? No, della Nocerina non temo nessuno. Se c'è da temere, devo temere solo la mia squadra e che non ci sia qualche calo, ma non credo. Loro dicono che faranno valere le loro ambizioni, mister. Il Catanzaro, o meno i giocatori che abbiamo sentito in settimana, sono disposti a tutto pur di ottenere l'intera posta in pali. Beh, noi lasciamo a loro la loro convinzione. Io di sicuro la mia squadra con la loro non la scambierei neanche a peso d'oro, ora come ora. Quindi, secondo me, noi siamo leggermente superiori a loro, anche se loro in classifica ora sono più su. Però loro hanno avuto la fortuna di partire con questo organico dall'inizio, quindi bene per loro. Noi lottiamo per un altro obiettivo che è la salvezza, però non è detto che non ci possiamo togliere delle piccole soddisfazioni battendo anche quelle che stanno lassù. Si va verso il 3-5-2, il modulo che al momento le dà più fiducia. Sì, il modulo potrebbe essere 3-5-2, ma potrebbe essere anche un 3-4-2-1, quindi è tutto da vedere e da valutare. Ora ho una squadra competitiva e posso cambiare anche il modo di giocare durante la partita. Assente Pisseri, altri indisponibili, qualche dubbio di formazione sulla formazione base da schierare? No, non ho nessun dubbio sulla formazione, già ce l'ho in testa, quindi già da oggi ho in programma tutto quello che devo fare con gli 11 che scenderanno in campo, più quelli che andranno in panchina. Intanto la tifoseria organizzata si sta appunto organizzando, è previsto un grande esodo nel San Francesco di Nocera Inferiore. Quello fa piacere perché vuol dire che il pubblico crede nella squadra, crede nella società e crede nel lavoro che stiamo facendo, quindi a noi fa piacere e mi auguro che gli possiamo dare più soddisfazione possibile. Questa era l'ultima notizia. Questa era l'ultima notizia. Il TG si conclude qui. Vi do appuntamento a domani. Buona serata.